Abbiamo scelto questa giornata, il 2 giugno, la festa della Repubblica, che è una giornata per noi particolarmente significativa. La nostra Repubblica è fondata anche sulla cultura e quindi riteniamo che oggi sia una giornata perfetta per riaprire buona parte dei siti museali della città. Il Maschio Angioino apre con una mostra bellissima che è Spiritus Mundi, che era stata praticamente allestita, preparata, pronta per essere inaugurata prima del lockdown e invece non siamo riusciti a inaugurarla a marzo e quindi oggi avrà tutto il respiro, tutto lo spazio che merita perché è una mostra bellissima e che va assolutamente visitata. Oggi riapre anche il Palazzo delle Arti Napoletano, quindi riapre anche il PAN e poi c'è un cronoprogramma di riaperture, ma diciamo tutti gli altri spazi gestiti dal Comune riaprono intorno al 15 giugno, perché come sapete dal 15 giugno può ripartire il pubblico spettacolo, quindi tutti gli spazi che non sono direttamente espositivi chiaramente riaprono insieme con la possibilità di riprogrammare la cultura. Stiamo pensando a un'estate che valorizzi molto la prossimità e molto i quartieri, i territori della città, perché dobbiamo evitare che il centro diventi occasione di assembramenti o comunque di grandi numeri che possono mettere a rischio le persone. Questa è più o meno la direzione in cui andremo quest'estate, un'estate anomala e diversa rispetto a quella degli altri anni, ma faremo il possibile.